naturalmente anche quest'anno. Passiamo a esultare. Dicevo, anche quest'anno, questa tre giorni di calcio dedicato ai più piccoli, ma alla fine anche una forma di aggregazione, persone che si incontrano, che non si conoscevano, vero signora? Ecco, e questo è l'aspetto più importante, credo, di aggregare non solo i bambini ma anche i familiari. E poi dedicare un memorial a una persona che ha dato tanto al calcio locale, e chi parla ve lo può dire tranquillamente, perché quando purtroppo è venuto a mancare Angelo, il suo posto da cassiere l'ho preso io nella Gifonese. E bisogna dire che insieme con lui, con il dottore Andrea, con Ernesto De Viglia, Adurino Procida, Corrado D'Ambrosio e tanti altri, abbiamo portato avanti per lunghi anni il calcio locale, la Gifonese, fondata a novembre del 1964. Ed allora c'era Salvatore Anselmo, che appunto i ragazzi di Gifoni hanno voluto dedicare a Salvatore la scuola calcio Gifoni, che lui portava i bambini in macchina nella sua Volkswagen, che andava a giocare a Malche, dove adesso ci sono i campi da tennis, qualcuno forse ricorda. E quindi sono passati 19 anni da quando Angelo ci ha lasciato, ci stiamo già preparando per il ventennale. La scuola calcio fa tante attività, ho visto recentemente una bellissima spedizione in Puglia, complimenti, Mimmo Coronato, che poi è lui che si occupa di tutto questo. E naturalmente, anche se non c'è il manto erboso, vi posso dire che io ho girato tanti campi di calcio, abbiamo una bellissima struttura. No, non è così. Te lo garantisco io. Ci sono campi sportivi dove si spogliano ancora delle macchine e non si fanno la doccia. Sicuramente. Tra l'altro, per fare un manto in questo stadio, scherziamo, ci vogliono i soldini. Abbiamo tante strutture più piccole, Quassi, Voltario, le conoscete tutte quante, sono delle bellissime strutture, ci vuole ancora tempo. Sicuramente se si attingono i finanziamenti dovuti, i progetti sono presentati naturalmente dall'amministrazione comunale, poi bisogna avere la forza e la spinta affinché i finanziamenti vengano dirottati per il nostro stadio comunale Giuseppe Troisi. Va bene, passiamo naturalmente la parola al professore Coronato, che sicuramente dirà qualcosa ai ragazzi e anche ai familiari. Allora, Piero ha detto tantissime belle cose, perché voi dovete pensare che io insieme a tutti i collaboratori siamo contenti quest'anno di aver fatto un buon lavoro, perché quest'anno abbiamo visto veramente una partecipazione globale, c'è il proprio la triade, società, famiglia e ragazzi, fanno tutt'uno, e questa è la cosa più bella. Sono tanti anni che sto a Gifoni, io non sono di Gifoni, però devo dire che quest'anno mi sono trovato benissimo. Ho visto un gruppo veramente molto molto stretto, interessati ai ragazzi, perché comunque ragazzi la prima cosa che dobbiamo pensare è l'educazione dei ragazzi, la prima cosa. Io da educatore e da istruttore lo dico sempre, prima dobbiamo impararli a educarli al calcio, cioè al rispetto per i compagni, per gli allenatori, per le società, questa è la cosa principale. Poi il campioncino verrà, ben venga, però secondo me le basi importanti sono queste. Io non voglio tediarvi molto, perché ci sono un sacco di cose da dire, voglio soltanto ringraziare tutti voi presenti, tutte le società, le famiglie, gli allenatori, il sindaco, e passo la parola a Giovanni Bilotti, anzi no,
passo la parola al portiere, grazie. Naturalmente grazie Mimmo Coronato, che veramente fa tanto per i bambini, per le scuole calcio, e il padrone di casa che comanda qui al comune, l'amministrazione comunale. C'è stato qualcuno che ha spinto il battibuco. Vabbè, sindaco, prego. Buonasera a tutti, innanzitutto ringrazio l'associazione Anselmi per questa dimostrazione che ci ha regalato nell'arco di questi anni, e devo dire che siamo arrivati al 19° anno. E grazie all'associazione Anselmi che ha avuto la sensibilità di iniziare questo torneo dei Pulcini, e ringrazio singolarmente cari ragazzi, ad ognuno di voi, ad ogni associazione sportiva, per quello che avete dimostrato. Stavo dicendo, la sensibilità che ha avuto e dimostrato l'associazione nei confronti di un uomo che aveva tanti sogni, che ci ha regalato momenti stupendi, perché aveva, diciamo, nel suo DNA la passione per il calcio. E quindi Angelo ci ha regalato tanto, e grazie all'associazione e grazie ai vostri figli che ci hanno fatto vivere e ci faranno vivere la memoria di Angelo Lussonando, uno che pare tanto alla Gifonese, come diceva bene Torino Vistocco, e soprattutto quello che ha fatto non solo per quanto riguarda il calcio, ma quello che ha fatto e ha dato come contributo nella società. Io devo ringraziare nuovamente la famiglia Lussonando per la vicinanza sempre allo sport. Devo ringraziare vivamente, senza dilungarmi troppo, alle passioni che si stanno trasferendo a questi ragazzi. Grazie al termine che ha usato, io sono un educatore, e quindi tra la passione, la memoria e educare i nostri figli e farli crescere, diciamo, in modo sano e forte, soprattutto attraverso lo sport, che è, diciamo, aggregazione, passione e solidarietà e crescita intellettiva, fisica e soprattutto di salute, io penso che qui a Gifoni si sta facendo un lavoro incomiabile. Grazie all'associazione, grazie a tutti coloro i quali hanno partecipato con grande orgoglio. Penso che tutto quello che è stato dimostrato qui nell'arco degli anni possiamo essere di esempi per tanti altri strutture sportive, ma soprattutto tante altre realtà. Per quanto riguarda, rispondo subito alla richiesta della signora, perché mentre stava parlando Perino si parlava di questa struttura sportiva e mi faceva la richiesta: bene, secondo me è preferibile, sindaco, che si faccia un sforzo per fare un mando erboso. Io non sono abituato a fare premesse, oggi sto amministrando la città, sono abituato a dare risposte. Seguite l'attività del sindaco e dell'amministrazione comunale e penso che avete belle soddisfazioni. Vi porto i saluti dell'assessore Francesco Cannoniero, che non è qui a Gifoni, è fuori Gifoni, e vi auguro una serata felice, spensierata. Cari ragazzi, l'orgoglio di Gifoni e dello sport siete voi. Auguri a tutti. Bene, grazie sindaco. E dunque ascoltiamo dalla viva voce, in diretta, andiamo pure in diretta, poco, Giovanni Bilotti, il presidente della scuola calcio. Grazie, grazie. Buonasera, buonasera. Innanzitutto voglio salutare la famiglia Lussonando. Noi ricordiamo Angelo perché dobbiamo avere riconoscenza di tutto ciò che ha fatto lui. Portiamo il nome di Salvatore Anselmo, come ha detto Piero prima, già l'ha anticipato, perché
per tutti quelli che hanno fatto qualcosa di buono per lo sport e per questo paese, noi dobbiamo essere riconoscenti. Questo è un valore che noi vogliamo trasmettere a tutti quanti voi. Dovete essere riconoscenti dei genitori, dei nonni, dei parenti, di tutte quelle persone che fanno qualcosa di buono per voi. Voglio ringraziare gli sponsor per tutto che hanno contribuito alla ottima riuscita della manifestazione, le scuole calcio che sono presenti, non le ricordo tutte, la scuola calcio Confecagnano, la scuola calcio Gallozzi, la scuola calcio Locubia, la Sto Calcio. Voglio ringraziare l'assessore Francesco Cannoniero che ci ha mandato un forno, saluto in primis il sindaco, ci sta, per quanto riguarda il mondo del voto, so che ci sta una buona del credito sportivo, ci sta un bando del credito sportivo, spero che il comune possa partecipare, perché noi obiettivamente teniamo una Ferrari senza motore. Abbiamo difficoltà ad organizzare, abbiamo alcune difficoltà perché purtroppo ci sono tutti quanti abituati un po' al mantenimento, tutti quanti, tutte le società pure che ospitiamo, è la prima cosa che chiedono. Voglio, ho scritto un po' tutto a chi ringraziare in modo che non dimentico nessuno. Di solito quest'anno è stato sempre un arrivederci a settembre, però ho deciso, perché questa qua è una cosa che la devo puntualizzare a Gisoni, molto pure in diretta Facebook che mi fa piacere, ho deciso di mettere una ciliegina sulla torta per la scuola calcio Gifoni, organizzando a Gifoni Sport and Football il Junior Cup, un torneo per tutte le scuole calcio, su un campo di erba sintetica che allestiremo con tribuna, con tanto di tribuna. Vi dico questo perché se noi partecipiamo, andiamo a Bari e siamo ospiti, andiamo a Pestum e siamo ospiti, organizziamo a Gifoni un evento del genere e facciamo tutte queste piccole attività e le società di Salerno, di Pestum ci seguono, è perché abbiamo una società seria, abbiamo un gruppo di istruttori validi e ne siamo 10, ne siamo, non sono solo io, ne siamo. Voglio puntualizzare questa cosa perché dici come mai voi partecipate, voi facciamo, è perché il sottoscritto si impegna tantissimo, si impegna per la scuola calcio e per organizzare tutte queste manifestazioni. Non è che queste cose cadono dal cielo così, dici vabbè la scuola calcio partecipa, perché partecipa? È perché ci sta un impegno, non perché ci chiamano così da Pestum, Giovanni vuoi partecipare perché tenete la divisa bella, no, non è così, perché siamo educati, perché abbiamo rispetto di tutte le altre scuole calcio e ci rispettano, lo volevo puntualizzare. Voglio ringraziare, non sono solo io, perché voglio ringraziare tutto lo staff, ne approfitto, il professore Coronato viene da Salerno. Vi assicuro che non è da tutti avere un responsabile come il professore Coronato, a Gifoni. Vado per categoria, Pasquale Pisano e Gianmarco Tedesco. Alessandro Marotta. Pasano Salvatore. Ottimo Donato. Noi venite, quando prendete? Venite questa. Ci sta un anime di Fulvio Cataldo, il mister dei portieri Gianluca Maddalo,
abbiamo, lo dico in diretta, abbiamo un voto tutte questa società, abbiamo, ci sta il magazziniere Lucio, prendendo fiori, mio padre che fa sempre un ottimo servizio, nonostante tutto, e poi non l'ho dimenticato, assolutamente, dove sta? Professore, l'istrumento se n'è andato. Ah, se n'è andato. E volevo salutare il professore Russo Mando, anche se non è presente. Però ci ha lasciato qualcosa di, come dire, di grande, veramente. Vi dico solo una cosa. Quando andavo a giocare fuori con i ragazzini e lo telefonavo, di solito io faccio sempre le telefonate, come sta andando, professore, si è fatto male qualcuno, professore, tutto a posto, professore. Il professore dice, Giovanni, tutto a posto, si sono divertiti, giustamente, poi io devo comunicare anche il risultato alla federazione. Professore, ma come è finita la partita? E io non lo so. Ma è giusto che i risultati, secondo me, abbiamo vinto. Questo è lo spirito della scuola calcio e del professore di questo mondo. Certo, poi ci sta bisogno anche di qualche vittoria, giustamente, l'abbiamo fatto con Pasquale Pisano, con i primi calci, l'abbiamo fatto con Coronato, l'abbiamo fatto con Salvatore Fasano, con Oratorio, con l'Aspi. Io concludo. Concludo perché all'ultimo voglio ringraziare tutte le famiglie che ci hanno dato fiducia, perché grazie a voi se noi siamo qua, e solo grazie a voi. Ci vediamo il 21 giugno a Piazza Fratelli Lupieri, dal 21 giugno al 1 luglio. Saranno delle serate spettacolari. E questo è quello che mi fa piacere. Bene, grazie Giovanni, hai fatto proprio un comizio. Vabbè, passiamo alla premiazione, la Metal Vetro, giustamente lo sponsor è importante, il sostegno. Pietro Di Martino c'è? Eccolo qua. L'applauso a Pietro Di Martino. Alla Santa Rosa, Antonio Bottone, non c'è il titolare, vabbè, gliela mandiamo nell'asilo.